Gudmundsson chiuso, palla interna per Grossel che si svita verso il centro contro Williams. Solo 7 secondi adesso per la Fortitudo, ribaltamento per Benzin che si alza da 3 punti, gran tripla. Ma si scontra con Brandon Ashley, mezzo angolo per la Turner che è in fiducia. Ecco il cambio difensivo, può attaccare lo stesso Belfort, lo fa in step back contro Grossel che gli frana addosso, tripla con fallo per DeSonta Bradford. Poi Forrai fa attaccare il palleggio di Baldasso, bello scarico per Benzi, quello è il suo tiro. Palla ancora nell'angolo per Williams che fronteggia contro Ashley, poi si fa largo a spallate e va a inchiodare. Ora Durham trova Radori che ricciola bene sul blocco di Grossel. Azione classica di Pietro Radori. Può ripartire Trento rapidamente con Forrai. Arriva a rimorchio Flaccadori centrale. Fuori da Flaccadori che ribalta. Un po' pericoloso per Cameron Reynolds. Spara sulla testa di Pietro Radori. Post medio, la finta contro Reynolds, poi esagera, palla ancora fuori per Durham che si alza dall'angolo perché può attaccare Grossel in velocità, lo lascia lì, poi lo scarico per il taglio, ben fatto da parte di Wesley Saunders perché a Martino serve ancora un minimo di freschezza nel quarto quarto. Durham la mette la freschezza per questa penetrazione, gran palla per Grossel. Stesso per Trento, con Redford che trova bene Flaccadori e torna a segnare Flaccadori. Baldasso gioca sul blocco di Grossel, si alza senza ritmo, a questa la manda a bersaglio. Ora Durham deve caricarsi ancora sulle spalle e invece sbaglia perché arriva l'anticipo di Flaccadori che poi corre in transizione, segna anche lui col fallo, fallo speso da Durham che va a prendersi il suo ufficio lì contro Forrai, li tira sulla testa. Due canestri meravigliosi di Pietro Radori. 5 secondi, blocco di Williams per il Flack che riesce, non so come, a tenere l'equilibrio, arriva alla capolinea. Ecco il blocco di Reynolds, Saunders alza per Jonathan Williams, non c'è nessuno lì in mezzo all'area. Trento batte la F 84 a 77 e infila così la sua quarta vittoria consecutiva in campionato.